Ciao a tutti, qui parla Bam Bam in compagnia di Emilio. Ciao. Abbiamo comprato il re dei giochi! I deck leggendari di Yugi! Bellissimo. Manco l'hai aperto, bellissimo. Adesso lo apriamo. Beh, bello, la confezione è spettacolare. Cioè... è d'oro, luccica, brilla. 8.000 euro di confezione e 12 euro di carte. Costa, non so, noi abbiamo pagato 33. Secondo noi ne vale la pena, anche perché abbiamo visto i prezzi. Aspetta, sto... ci sta? Sto aprendo. Lo apriamo. Un momento. In cui la tua infanzia. Ah, luce! Sexodio, e così Dio. Si presenta la nostra confezione. Sì, allora in mezzo abbiamo la bustina con dentro le carte promo. Le carte promo. Non la voglio aprire perché le cacate promo. Ma sono la premedio. Perché non ho. La apro io, dai. La premedio. Tutte le carte promo che avresti sempre voluto avere. Quelle che da bambino ti masturbavi pensandoci, posso pensare alla figa. Esatto. Adesso non si vede. C'era lettere nuove, che è la tartaruga elettromagnetica. Il nuovo momento scuro che non ho ancora letto. E illusione nera. Oh. La carta per andare nel regno dei duellanti. Che questa qua è dal 98, credo che non usciva. Poi là, la mano del re. Quindi saremo milionari adesso, no? Sì, è il viaggio verso il regno. Le tre carte del Kingdom. E poi sto guardando. Sto facendo i cazzi. Le tre divinità egizie. Le tre divinità egizie. Con il retro. Con il retro ignorante colorato. Dio, che porca dei. Sono bellissime. E mostriamo il token adesso. Il token, token. Yugi tre gialla. Yugi. Ovviamente è la cosa meno interessante sto token. Cazzo, le tre divinità. Allora vai, sono apriamo... bellissime. Adesso ne apriamo una testa. Io apro quello di Exodia. Io parto con quello di Exodia perché... Exodia. Perché Exodia. Exodia! Annientali! Allora, abbiamo Exodia, testa, abbiamo gamba destra, gamba sinistra, braccio destro, braccio sinistro, tutte ultra rare, sono le 5 ultra rare del mazzo, il retro gate. Abbiamo il glorioso soldato nero, BLS common, pugno negli occhi, mago nero, bellissimo, la giovane maga nera, ragazza maga nera, Gaia il cavaliere, teschi invocato, anatema del drago, tartaruga catapulta, guardiano celtico, regolato numero 1, demone selvaggio, castoro guerriero, Griffor. Questa carta non l'ho mai vista. Questa qua è nuova, è una OCG import. Ah, ci sta. Elfo mistico, soldato di pietra, mammut delle tombe, Kuribo, mostro resuscitato, spade rivelatrici, scatola magica. Un deck base però. Controllo della mente. Sì, il deck della mente. Di Yugi, quello che usava nella prima serie, quello contro Kaiba. Recupera mostri. Non lo smonterò mai. Freccia spezzamogene anch'io. Pesca la tua patetica carta, così la facciamo finita. Ti stai sbagliando, nel deck di mio nonno non ci sono carte patetiche. Guarda un po' cosa ho pescato. L'invincibile Exodia il proibito. Corno dell'unicorno. Luna mistica. Luna mistica. Terra infuocata. Moltiplicare. Detonare. I Kuribo nel cartone lo fanno automatico. Cioè, Machiula, nebbia magica, polimerizzazione, rito della gloria nera, forza riflessa, cappelli magici, l'occhio della verità, cambio e Gaia del dragone. L'unica fusione combo. Adesso il video apre il quale? Quello centrale. La città dei duelli. La città dei duelli. Ci siamo con il deck della città dei duelli. Abbiamo Valkyrie nel guerriero magnetico che l'ho sempre voluto avere, bellissimo. Mago nero di arcana. Troppo bellissimo. Bello. Mancava questo. Poi il reprint della maga nera. Bello, nero lì è fighissimo. Spade rivelatrici ultra che la metto nel Goat ultra perché è bellissima. La Mirror Force ultra è veramente bella. Quindi teniamo qua le nostre ultra rare. Cioè ultra qua è common negli altri due. Poi non infatti adesso ci cavaliere del Jack, performance il gazzello. Ma il primo mazzo era con il gazzello, era già il secondo. No, è l'ultimo. Il secondo, sì. Era già il secondo. Il grande gabbia. Kuribo, Reborn.
Questo per evocare il mago nero, si mille volte le formula magica. Formula magica. Di affollare tutto sto mazzo ti ci vogliono 800.000 euro. Pot of Greed, Card Destruction. Cioè chi vuole montarsi? Defusione. Stai male. Capelli magici. Cilindro, cerchio incantatore, spada forza di luce, distinzione catena, tragedia e chimera. Tragoedia. Che spettacolo. È spettacolare sto mazzo. Allora apriamo l'ultimo. Dovrebbe essere con in copertina il nostro mago nero del caos. Mago nero del caos ultra rituale. Bellissimo. La premium pack. La premium pack, bello. Sempre bello quel premium pack. Sì. Allora, io purtroppo sono scomodo perché allora mago, mago del caos oscuro, mago nero del caos ultra. Oh, il mago silente livello 8. Mago silente livello 8, c'hai leggo, il tuo. Leggo il testo. Mago nero. Super. Questa versione è bellissima. Sarcofago ultra. Sarcofago d'oro. Minchia, Gandora. Gandora. Mago silente livello 4. Spada cima silente livello 7. Spada cima silente livello 5. Livello 3. Ragazza mago nera con arte differente dagli altri. Combattente delle lame. Ingannatore. Cavaliere del Jack, cavaliere della regina, cavaliere del re. I congegni, verde, rosso, giallo, mago, abile mago nero, abile mago bianco, Blockman, Marshmallow, un altro curibo, sì, mazzo è troppo sgravato, mostro resuscitato, spada rivelatrice, carta di santità, un'altra polimerizzazione, un attacco mago nero, maghi riuniti, l'edizione alla luce all'oscurità, ragazzi, di se non c'è, rito della magia oscura per evocare quel coso là, mago nero, magie. Cantevole 4, emblema dell'ammazza draghi, vermi di marshmallow, vetri, uguale, forza riflessa, circolo del mago, ascia frantumata, roccaforte della fortezza movente, ripristino miracoloso, e paladino oscuro, che c'è il cazzo durissimo, fusione fra Buster Blader e mago, no, nero. E mago nero, sì. Quindi? Cosa cazzo ne pensi di questa unboxing? Da comprare assolutamente. Adesso io e Video faremo una partita. Dobbiamo decidere con quale mazzo. State con. È tempo di duellare. Stiamo giocando con i mazzi di Exodia. Poi ci chiediamo perché non troviamo una donna. Bene, pesco 5. Ne devo pescare 6 io? O ne devo pescare 5? Sì. Però devi fare, partiamo! Oh. Inizio il turno, pesco! Io non lo difendo. Oddio, fossimo nelle regole che a 2000 punti giocavo quello che volevo, avevo già vinto. No, però aspetta. Non sei messo malissimo. Vediamo. Passo. Sì. Non si può vincere. Dell'avidità, sì. Pesco due carte dal deck, scopro Guerriero Magnetico Gamma, Beta, scopro Guerriero Magnetico Gamma, Giacomo e Kirion! Il re dei giochi!